Urbano Cusio-Ossola, la crisi fa vittime tra le imprese artigiane, nell'ultimo anno perse 54 aziende. Giornata delle piccole e medie imprese, porte aperte alla International Chips di Domodossola, una realtà in crescita nonostante la crisi. La Valle Vigezzo ricorda i tre frontalieri morti a Olgia 23 anni fa, intanto si lavora per la messa in sicurezza della strada. Treni merci troppo rumorosi, i sindaci dei comuni rivieraschi hanno incontrato RFI, chiesti interventi per mitigare l'impatto. A Gravellone i ricercatori hanno illustrato gli scavi effettuati al Motto, certa la funzione di controllo dell'antico castello. Amichevole di lusso per il Cerano del presidente Presta, che ieri ha ospitato al Novara di Boscaglia, il match si è chiuso 4-1 per gli azzurri. Ben ritrovati dalla redazione di VCO Notizie, in apertura all'economia locale con gli ultimi dati diffusi dalla Camera di Commercio in tema di imprese artigiane, realtà che nel VCO sono in diminuzione meno 54 in un anno, l'attuale numero si attesta a 4.356 unità. È negativo il trend delle nostre imprese artigiane, meno 0,41% nell'ultimo trimestre, performance ampiamente al di sotto della media piemontese e di quella nazionale. In un anno 54 le imprese che hanno cessato la propria attività. Attualmente il numero delle attività artigiane in provincia è di 4.356, il 33% delle imprese totali. L'andamento resta ancora lontano dalle performance pre-crisi. I numeri emergono da Muovi Imprese, rilevazione periodica realizzata da Infocamere, società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane. Nel dettaglio, rispetto al secondo trimestre 2016, le diminuzioni più significative sono in capo ai settori delle costruzioni, meno 9 imprese, manifatturiero meno 12 e dei servizi alla persona meno 2. Sono questi i settori con peso maggiore, le costruzioni costituiscono il 41% delle imprese artigiane del VCO, la manifattura il 24%, i servizi alla persona il 13%. Un settore in controtendenza che cresce lentamente nel tempo come numero di imprese registrate è quello che comprende il noleggio autoveicoli, la pulizia degli edifici, la manutenzione dei giardini, i servizi a supporto delle attività d'ufficio. L'aumento è dovuto soprattutto all'attività di manutenzione dei giardini, che dal 2009 ha fatto segnare un più 24%. Il settore nel complesso ha un peso del 4% sul totale delle imprese artigiane. Infine, quasi 4 imprese artigiane su 5 sono individuali, il 78% circa del totale. E restiamo in quest'ambito perché oggi è stata la giornata delle imprese, una sorta di porte aperte verso l'esterno con visite guidate a giovanissimi studenti. E quanto ha organizzato l'Unione Industriale del VCO in alcune delle più importanti realtà economiche del territorio. Le nostre telecamere sono andate alla International Chips di Domodossola. International Chips di Domodossola, una fabbrica che è diventata un'eccellenza nel mondo imprenditoriale e non solo locale. L'azienda occupa 50 dipendenti e sul mercato del lavoro dal lontano 1975 e nonostante la crisi continua a crescere. Padre fondatore Adriano Sarazzi, 70 anni oramai compiuti, ancora al timone dell'azienda assieme ai suoi 3 figli. Con un pizzico di soddisfazione e tanta cordialità ha accolto questa mattina gli studenti che hanno visitato la fabbrica a 4.000 metri quadrati, situata alla periferia sud della città, in regione Nosera. Abbiamo aderito veramente con entusiasmo alla giornata di oggi, perché la giornata di oggi ci permette di avvicinare quello che è il mondo della scuola con il mondo del lavoro. È vero che poche ore non sono così importanti per chiarire bene questo tipo di rapporto, ma secondo me è un inizio. Perché il discorso della scuola adesso, noi creiamo ogni anno almeno 7-8 stage, però la scuola è ancora distante, la scuola non lavora con la società del lavoro, la scuola ti porta le persone, però poi non collabora con te, in futuro dovremo avere questo tipo di collaborazione. Adriano Sarazzi, prima di essere imprenditore, è stato dipendente, impiegato negli anni d'oro della siderurgia Solana in una delle aziende di Villa. Poi l'idea innovativa è il progetto che lo ha portato a creare un'azienda che produce oggi performati plastici abrasivi da impiegare in molteplici lavorazioni. L'attaccamento alla sua terra è forse lo stimolo più grande che lo ha tenuto legato all'Ossola, nonostante il momento difficile che sta attanagliando l'economia nazionale e la fuga di tanti imprenditori verso nazioni più compiacenti a livello fiscale.
ricerca, innovazione, i punti cardini della filosofia alla base dell'azienda domese, ma non si tralascia neppure l'importanza del fattore umano. La Corte d'Appello di Torino ha confermato la condanna a 2 anni di reclusione con pena sospesa per l'automobilista che il 17 ottobre del 2011 investì mortalmente Desiree Raccagni. La giovanissima liceale stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza di via Giovanni XXIII quando l'autovettura la colpì sbalzandola sull'asfalto. È sempre triste trattare queste situazioni da qualsiasi parte la si voglia valutare, non ci sono commenti, è il corso della giustizia. Si è limitata a commentare l'avvocato di parte civile Marisa Zariani. Teatro del sinistro, uno dei nodi nevralgici del traffico veicolare alla periferia nord della città di Domodossola. La giovane età della vittima suscitò nell'opinione pubblica domese sgomento e tanto dolore. L'amministrazione domese si mosse subito per valutare migliorie al traffico in quella zona. Dopo un lungo dibattito in tutta l'area prossima alle scuole cittadine è stato introdotto l'obbligo dei 30 km orari. E 23 anni fa la Valle Vigezzo fu scossa dall'incidente che causò la morte di 3 frontalieri. Domani la Valle li ricorda con una messa. Intanto proprio quel tratto di strada statale sarà nelle prossime settimane interessato da importanti lavori di messa in sicurezza, perché di criticità ce ne sono ancora. È il giorno del ricordo per i frontalieri che esattamente 23 anni fa persero 3 giovani amici, quando un grosso masso si staccò dalla galleria di Olgia e colpì in pieno la macchina con a bordo Diego, Alberto e Katrin. Sono le 5:30 del pomeriggio di quel tragico 11 novembre del 1993 e la strada delle Centovalli è percorsa da centinaia di lavoratori che fanno ritorno in Ossola dopo la giornata di lavoro in Canton Ticino. Tra loro vi è anche Alberto Bergamaschi, 30 anni, di Malesco. La sua auto ha da poco superato il confine di Camedo ed ha percorso solo 1 chilometro della tortuosa statale 337, quando viene investita in pieno da un grosso masso che si stacca dal pendio sovrastante la galleria di Olgia. Il pesante macigno non lascia scampo ad Alberto, alla fidanzata Katrin, Zurbriggen, 24 anni, che risiede accanto, e al fratello Diego, 38 anni, che era seduto sul sedile posteriore. Si parlò subito di tragedia annunciata. La pericolosità del versante instabile era nota. Una spada di Damocle che pendeva sul capo delle migliaia di frontalieri in transito quotidianamente lungo quel tratto di strada. Da allora l'Associazione Frontalieri Valle Vigezzo, poi confluita nel Coordinamento Provinciale dei Frontalieri del VCO, ha richiesto a gran voce la definitiva messa in sicurezza della statale. I primi fondamentali lavori sono stati effettuati con la costruzione della galleria di Paiesco, nel tratto compreso tra Masera e Druogno. Ora si attende la sistemazione definitiva del tratto da Re al confine di Camedo-Ribellasca. Lavori per i quali esiste già un progetto, un intervento da 70 milioni di euro che interesserà poco più di 5 km di statale, sui quali si interverrà in 3 punti. Quello appena fuori dall'abitato dei Re, poi il tratto successivo di 1,5 km dopo la frazione di Meis, quindi il tratto finale che va verso il confine. La strada, che sarà allargata sino a 8,5 metri di carreggiata, vedrà anche la costruzione di nuovi viadotti e 2 gallerie. In ricordo di Diego, Alberto e Katrin, domani alle 18 nella chiesa parrocchiale di Malesco verrà celebrata una santa messa. Neve in montagna e si comincia a parlare di apertura piste, 35 cm caduti a Riale, occorrerà vedere l'evoluzione nei prossimi giorni, ma non si esclude per il fine settimana del 19 e 20 novembre l'apertura di un mini anello di circa 3 km. Per la discesa al momento l'avvio di stagione resta per il Ponte dell'Immacolata, ma neve permettendo non si escludono anticipi, diversi gestori pronti a partire prima della data classica in caso di nuove precipitazioni e temperature adeguate. Traffico ferroviario veloce, troppo pesante, i residenti dei comuni del lago che si affacciano sulla linea Domodossola a Milano denunciano crepe negli stabili. Nei giorni scorsi le amministrazioni comunali hanno anche incontrato RFI. Denunciano da qualche tempo crepe negli stabili gli abitanti di Aruna, che risiedono accanto alla linea ferroviaria del Sempione Milano-Domodossola. La causa sarebbero i treni in transito, in particolare quelli che trasportano merci. La segnalazione è arrivata anche all'Associazione Pendolari, che ha fatto sua la protesta nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana. Le più colpite sono le residenze ubicate proprio ai lati della linea, ma rilievi hanno evidenziato fessurazioni anche a centinaia di metri dalla ferrovia.
Del fatto se ne è fatto interprete anche il sindaco di Aruna, Alberto Gusmeroli, quello di Meina, Fabrizio Barbieri, e il vice sindaco di Lisa, Augusto Bertoglio. Insieme ai vertici dell'associazione pendolare Domodossola Milano hanno incontrato i vertici di RFI, ai quali sono state fatte rilevare le criticità emerse attraverso una precisa documentazione fotografica. Lamentele sono state avanzate anche per i rumori, in particolare al passaggio dei treni merce, che si percepiscono nelle ore notturne. Per quanto riguarda Arona, la richiesta formulata è che i treni merce rispettino una velocità ponderata al passaggio del centro abitato. La risposta da parte dei funzionari di Rete Ferroviaria Italiana è che il problema del rumore è all'attenzione del Ministero dell'Ambiente. I tempi però non sarebbero per niente tempestivi. Il problema rumore su Arona verrebbe risolto 8 anni dopo la stesura del progetto e la sua approvazione. Gli stessi tempi potrebbero essere riservati sia per Meina che per Lesa. I vertici di RFI si sono dati 3 settimane di tempo per studiare le problematiche e per mettere mano ad iniziative atte a risolvere, se non totalmente, almeno per limitarle il più possibile. Trascorso tale periodo, i vertici dell'ente ferroviario si sono detti disponibili a incontrare di nuovo gli amministratori locali per fornire loro le adeguate risposte alle segnalazioni avanzate. Da oggi ha riaperto al transito veicolare il ponte sul torrente Vevera ad Arona, nella vecchia strada che la unisce a Oleggio Castello. Il ponte era stato chiuso nel mese di agosto per dei cedimenti alla banchina a seguito degli eventi alluvionali. In un paio di mesi sono state ripristinate le spallette del ponte, il terrapieno, sono state posate delle staccionate, predisposta la parte in terra per la semina dell'erba e rifatto il manto bituminoso, il tutto per un importo preventivato di 108.000 euro. Presentata ieri a Domodossola la proposta di legge con cui Fratelli d'Italia chiede la rendicontazione delle spese per gli immigrati. Se fermiamo il giro d'affari che c'è alle spalle, fermeremo anche l'arrivo degli immigrati. Lo sostiene Giovanni Donzelli, 41 anni, capogruppo di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale in Regione Toscana. Donzelli è arrivato a Domodossola per parlare della proposta di legge con la quale si intende regolamentare e rendere trasparente la gestione degli immigrati. Taglia business immigrati, è questo il nome della proposta tesa a far sì che le cooperative debbano rendere pubbliche le spese sostenute per l'accoglienza. La proposta parte dal presupposto che chi gestisce l'accoglienza oggi non deve rendicontare le spese. E questo grazie ad una legge del 1995. Sembrerà impossibile, gli italiani non lo sanno, ma le cooperative o i privati che ospitano i clandestini, gli immigrati, i richiedenti asilo, ricevono 34-35 euro al giorno, ma non devono dire come li spendono, non portano uno scontrino, una fattura. Mentre una semplice azienda che riceve denaro pubblico deve portare carriole di documenti, un'azienda che riceve denaro pubblico ma si occupa di immigrati invece non deve dimostrare niente. Questo porta a un business incredibile, a uno spreco di denaro pubblico e a chi se ne approfitta alle spalle dell'immigrazione. Poi dicono che noi siamo cattivi, ma in realtà vorrei capire cosa c'è di buono nel lucrare sulla povera gente che viene in Italia e sull'invasione che c'è nei confronti degli italiani. Lei non pensa che ci sia una forte opposizione proprio da chi invece gestisce questo giro d'affari? Ci sarà, però, visto che la politica dovrebbe essere libera. La raccolta firme a sostegno della legge, che sarà presentata da alcune regioni italiane in testa alla Toscana, avviene sia online ma anche ai banchetti che Fratelli d'Italia allestiranno anche in provincia. Ed ora parliamo del castello del Motto a Gravellona Toce con i primi risultati degli scavi archeologici. Sembra ormai certo che il maniero avesse funzione di controllo e di avvistamento. In un'assemblea pubblica ha illustrato anche il cronoprogramma delle prossime campagne. Andrea Calderoni. Il castello del Motto di Gravellona Toce continua ad essere un pozzo inestimabile di informazione per gli archeologi. Si stanno occupando del reperto da alcuni anni a questa parte alcuni studenti dell'Università di Torino, coordinati da Paolo Dalmasso. L'interesse nei confronti del rudere sta crescendo moltissimo negli ultimi tempi. Basti pensare che lo scorso 24 settembre hanno partecipato più di 300 persone all'Open Day del sito. Sono stati presentati
presentati i primi risultati raccolti a seguito degli scavi e sono emersi dati molto significativi. In questa prima fase ci si sta concentrando sull'ala est del sito. Dal Masso ha spiegato la metodologia del lavoro condotto dalla sua squadra. I ricercatori durante questi mesi hanno agito dapprima per la pulitura delle strutture dell'area, poi hanno proseguito con l'analisi stratigrafica del terreno in modo tale da capire come si è evoluta nel tempo la struttura. Così si è potuto iniziare a comprendere meglio l'estensione delle mura e della loro realizzazione nelle diverse epoche. Sembra infatti che il castello del Motto esistesse già prima del Medioevo, tanto che pare ci siano delle testimonianze preromane e romane. L'esperto ha parlato anche dello studio portato avanti relativo ai pochi metalli fino ad ora rinvenuti. In particolare si è concentrato su un coltello ritrovato. Inoltre sono state ipotizzate da Felice Pattaroni, altro studioso interessato del sito archeologico, le possibili finalità della struttura. Probabilmente aveva una funzione di controllo e di avvistamento. Infine, i ricercatori dell'Università di Torino hanno concluso con l'illustrazione del programma delle prossime campagne, le quali riguarderanno la zona ovest del castello, terreni privati permettendo. Mostra di quadri con finalità benefiche è quella allestita fino alla fine del mese all'Hospice San Rocco di Verbania. Fino al 30 di novembre presso la RSA San Rocco di Verbania intra la personale di Rosanna Cologni, la finestra aperta sul tempo sospeso. Perché è importante questa iniziativa? Sì, è importante perché attraverso questa mostra si permette ai nostri ospiti di godere ancora della bellezza dell'arte, che attraverso i quadri di Alice rievoca emozioni e ricordi per noi importanti, per i nostri ospiti. Inoltre queste manifestazioni nel nostro territorio fanno sì che i nostri ospiti si sentano sempre parte ancora della nostra comunità. Un'iniziativa voluta dall'Associazione San Rocco non è l'unica però. No, assolutamente. L'Associazione per il San Rocco si occupa di una serie di iniziative diverse per aiutare gli anziani che sono ricoverati in questa struttura, permettendogli tra l'altro di effettuare gite all'esterno nel comprensorio del VCO, oltre alla visione di film, di diapositive. Inoltre abbiamo organizzato anche delle fiabe narrate dove abbiamo i volontari della nostra associazione che partecipano come attori. E per quanto riguarda la mostra che è stata organizzata sul tempo sospeso, la finestra aperta sul tempo sospeso, in particolare la pittrice Alice donerà i proventi derivanti dalla vendita dei quadri unicamente alla nostra associazione. Ecco, voglio concludere dicendo che se qualcuno è interessato a aiutarci come volontario può recarsi presso la nostra associazione il lunedì e il giovedì mattina. Ed ora la nostra programmazione alle 20.35, nuovo appuntamento con il Sasso nello Stagno, ospite di Maurizio De Paoli, lo scrittore e giornalista Teresio Valsesia. La puntata sarà riproposta anche domani alle 17 e domenica alle 14. Anche questa settimana il Sasso nello Stagno avrà come ospite uno scrittore e giornalista, particolarmente noto nella nostra zona. Ve lo presento perché è già qui con me, Teresio Valsesia, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E quindi parleremo con lui intanto della sua attività di giornalista, un po' particolare perché lui è stato, e in parte lo è ancora, un frontaliere, un giornalista frontaliere, perché la sua attività lo ha portato nella vicina Svizzera, in Canton Ticino, ma parleremo poi soprattutto nella seconda parte di questo nostro incontro della Teresio Valsesio, uomo di montagna, è stato vicepresidente nazionale del CAI, è il padre di Cammina Italia, il trekking più lungo al mondo, oltre 6.000 chilometri, è stato un po' il padre anche del Parco Nazionale della Val Grande. Insomma, ci sono tante cose che ci potrà raccontare, sicuramente sarà una puntata interessante, quindi vi aspetto qui al Sasso nello Stagno con Teresio Valsesia. Il calcio in apertura di Pagina Sportiva, amichevole di lusso per il Cerano del presidente Presta che ieri ha ospitato il Novara di Boscaglia. Il match si è chiuso 4-1 per gli azzurri, le interviste a fine gara di Andrea Calderoni.
Amichevole di prestigio per il Cerano contro il Novara in una bella giornata di sport. Tra l'altro i ragazzi di mister Sergio Galeazzi si sono comportati molto bene, perdendo solamente 4-1 contro la formazione di Serie B allenata da Boscaglia. Volevamo un po' testare la squadra, volevo che si giocasse una partita comunque vera con avversari. E quindi dovevamo, ripeto, fare alcune cose. Ho avuto delle buone sensazioni, ci sono state cose buone fatte, alcune meno buone, ma contento. Ma volevo comunque mettere 45 minuti sulle gambe, soprattutto su alcuni ragazzi che magari non avevano giocato in questo periodo, visti appunto gli infortuni e l'influenza che ci ha falcidiato in questo periodo. In vista del Borgaro, un bel impegno soprattutto per i tuoi ragazzi, un bel motivo di gratificazione. Sì, sì, anche perché siamo stati bravi, no? Direi che a parte come succede domenicalmente, abbiamo preso due gol in primo tempo su due errori nostri, direi che tutto sommato ce la siamo giocata, direi, anche più che bene. Anche perché trovare un gol contro il Novara è sempre un bel motivo di soddisfazione. Sì, beh, ma io dico che anche la prestazione di oggi, di là del valore del Novara, rispecchia quello che noi facciamo la domenica, nel senso che al minimo errore veniamo castigati e poi non riusciamo a sfruttare quello che andiamo a creare. Direi che il Cerano deve migliorare soprattutto in quello, cioè nel non regalare determinate situazioni agli avversari. Diciamo che oggi è stata una giornata, diciamo, è servita come allenamento perché comunque ci tenevamo a fare bella figura, e domenica ci rimettiamo in ballo con una sfida importante a Borgaro e speriamo di fare risultato perché comunque ne abbiamo bisogno. Poi è sempre bello avere dei vicini di casa che vengono qui a giocare e comunque danno soddisfazione sia alla presidenza ma sia anche e soprattutto ai giocatori. Ma sì, per noi avere il Novara qua vicino e averli qua oggi è un onore, averli ospitati per noi è solo motivo di onore averli qua, quindi siamo contenti che ci hanno chiesto di fare questa amichevole, vuol dire che comunque il Cerano ha il suo perché e quindi siamo veramente contenti della loro richiesta e li abbiamo accontentati. Siamo al basket, tutte sul parquet domani sera le nostre squadre. Sabato sera di passione per gli amanti del basket, tutte in campo le nostre squadre. La Paffoni, reduce dal capolavoro di Moncaglieri, torna davanti al proprio pubblico per portare a tre la sua striscia vincente. Gurini e i compagni però hanno un ostacolo complicato sulla loro strada. Al Pala Battisti è infatti di scena Montecatini, che invece viene da due KO di fila che l'hanno costretta ad abbandonare il primato in classifica a vantaggio di Cecina. Main in cabina di regia, Circosta guardia, Petrucci alla piccola, Rizzitiello alla forte e Tabi PV. Il quintetto a disposizione di coach Campanella è di tutto rispetto, in grado di lottare fino alla fine per un posto tra le prime quattro. Omegna, che sarà ancora priva di Simoncelli, dovrà appoggiare molto gioco sotto canestro, dove sulla carta non c'è partita. Match casalingo anche per la Mami, che al Palamico affronta Bottegone. Il morale in casa biancorossa, dopo le vittorie con Varese e Pino Dragons, è molto alto. Tra i giocatori più temibili dei toscani, la guardia Siraco e i due lunghi Fiorello, Toppo e Marconato. Gioca invece ad Empoli la Vina Vilcipir Domodossola, che ha avuto una settimana turbolenta, dopo la rissa al termine del match contro Firenze che ha coinvolto giocatori avversari e pubblico di casa, squalificato per due giornate il Pala Raccagni. Il derby tra Domodossola e Omegna si giocherà dunque lunedì 21 novembre alle 20:30 al Palamico di Castelletto, squalificato per una giornata coach Fioravanti, ma la società pagherà la multa ed il tecnico Solano sarà regolarmente in panchina domani sera al match in Toscana, che per lui rappresenta un ritorno al passato, visto che a Empoli è stato 4 anni. Ed ora le bocce con il Masera, che ha pareggiato con la Benettese nel debutto casalingo. Bella giornata di bocce quella di sabato scorso a Domodossola, dove si è svolto l'incontro di Serie B tra Masera e Benettese. Il pomeriggio è cominciato decisamente bene per gli azzurri di Girlanda, buona la prestazione di Negro nel combinato, che ha vinto 27-24 su Dalmasso, bene anche Fabrizio Daghero, che nell'individuale ha superato Basiletti 13-7. La quadretta tutta solana con Frattoni, Millerio, Locatelli e Mariolini non ha lasciato scampo alla formazione avversaria e ha vinto 11-4. Solamente la coppia con Paolo Allora e Alfredo Bagnasco, pur avendo una buona possibilità di vincere la partita, ha ceduto 13-12 agli avversari. Sul punteggio parziale di 6-2 è partita la staffetta. Ancora una volta, all'ultimo secondo, gli avversari hanno strappato un punto pareggiato
pareggiando la corsa 45 pari dopo essere stati sempre costantemente indietro. Il tiro di precisione è andato a Carlo Negro, che ha superato dal masso 24-10 nel progressivo beffato Alessandro Ortolano, che è stato superato di un solo pallino da Danna 40-39. Nelle ultime quattro partite gli ossolani sono stati beffati nel combinato a coppie bene Mariolini e Andrea Mellerio, che però non sono riusciti a battere Basidietti e Cortellazzi. Meno bene l'individuale Negro, che dopo una buona partenza ha ceduto a Ferraro 12-7. Finalmente sono arrivati i due punti che hanno confermato almeno il pareggio con Alfredo Bagnasco, Alessandro Ortolano e Stefano Mellerio nella terna. Solamente a tempo scaduto la coppia ha consegnato ai cuneesi i due punti che sono valsi il pareggio, con Daghero e Frattoni, seppur sul filo di lana, sconfitti da Dalmasso e Blengino. A livello locale è terminata la breve gara di combinato a coppie. La vittoria è andata alla Valle Vigezzo con Dresti e Bonzani, che in finale hanno battuto il Masera del giovane Lorenzo Frattoni e Carlo Maretti. La gara, a quanto insolita, è stato molto apprezzato. Terminiamo con i risultati della gara interprovinciale organizzata con il comitato di Vercelli a Romagnano, dove i padroni di casa si sono imposti in finale sull'accatto di Maurizio Berganti ed Andrea D'Amore, terzo posto invece per il Masera con Fiumano ed Elio Tori. Intanto questa sera a Mogogna, serata importante, l'appuntamento, spiega Giorgio Niero, si prefigge l'obiettivo di ripercorrere le tappe principali dell'anno appena trascorso. Attraverso foto e filmati verranno resi noti tutti i dati tecnici ed amministrative. Successivamente, vista la scadenza del comitato, si traccerà una breve percorso di questo quadriennio ed infine premiazione per atleti e sorteggio dei premi messi in palio dal comitato stesso in collaborazione con gli sponsor che ci hanno seguito durante questi anni, in particolar modo Micrologica e Banca Mediolanum, conclude Niero. E con le bocce noi chiudiamo. Per tutti gli aggiornamenti www.tuttonotizie.info, il nostro sito. Grazie per essere stati con noi e buon fine settimana. We'll be right back.